deve crederci, non deve cedere mentalmente se vuole portare a casa il titolo. Ora è una situazione difficile. Cormier invece è concentratissimo, sa Cormier che questa potrebbe essere la sua ultima chance per portare a casa il titolo UFC. Comunque a 36 anni subito esce in modo esplosivo Johnson, ora però si sbilancia e Cormier subito ne va ad approfittare. Molto molto aggressivo Johnson all'inizio di ogni round, magari va a sbagliare qualcosa. Ancora a tentare il double leg takedown, stavolta è lui Johnson ad avere il controllo di Cormier. Ribalta un po' la situazione, ora Cormier entra molto bene con il braccio destro e ribalta a parete. Questo proprio da manuale di lotta greco-romana applicata alle arti marziali miste. Poi va a prendere la gamba, single leg, va a assicurarsi la presa. Qui ovviamente controlla la testa Johnson di Cormier, pronto ad attaccare. Cormier però rimane concentrato, prova a sbilanciare l'avversario lavorando su una single leg, incassa anche due colpi, poi infatti desiste dalla sua azione, torna a mettere sotto pressione Johnson sulla parete di gabbia. Johnson intanto ha l'underhook, qui cambia il livello, Cormier prende la schiena e qui grosso errore di Johnson, che è quasi un errore di pigrizia, di mancanza di lucidità, ha lasciato la posizione, la schiena a Cormier, che però non ha capitalizzato come avrebbe potuto. E ora è Johnson a provare l'atterramento di Cormier, che però va a sprollare, come si dice in gergo, cioè proprio a spostare tutto il suo peso sulla schiena di Johnson, a controllare. Provava anche a mettere i presupposti per una Mataleão, ma senza ganci, quindi preferisce controllare ancora dalla schiena, dove può andare a mettere colpi ground and pound. Vedete, colpisce appena può. John McCarthy richiama gli atleti all'azione, fase un po' statica, non ci si può mai fermare. Qui attenzione, Mataleão di Daniel Cormier, resiste Johnson, prova a liberarsi, non sembra del tutto chiusa, però qui c'è lo stop, attenzione, invece l'ha chiusa molto bene, si vedeva male dall'inquadratura. È abbastanza particolare come Cormier sia riuscito a chiudere questa Mataleão, ma si porta a casa una grande vittoria.